Festival di Asti, come altre manifestazioni importanti della nostra città, è seguito con particolare attenzione dalla nostra banca. Interveniamo non solo sul bagno generale, ma anche sui singoli rioni affinché possono essere agevolate nello svolgere le attività con il proprio ruolo. E anche quest'anno la banca, ovviamente, è vicino al bagno di Asti. Ci auguriamo che sia una bella edizione e che questo possa portare lustro alla nostra città. Ne abbiamo bisogno di farci conoscere in Italia e all'estero. Punteremo molto come banca sull'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Abbiamo bisogno di lavorare molto sull'esportazione. Vediamo che le imprese che lavorano con l'estero sono quelle che riescono a lavorare meglio. Veicolare il marchio di Asti, il vino e tutto quanto è il messaggio del Made in Italy e del Made in Asti è sicuramente una cosa positiva, quindi ci crediamo e siamo ovviamente vicini a questa manifestazione. Ecco, quest'anno è una novità importante non solo a livello così di funzione, ma più a livello urbanistico della città. E finalmente Asti avrà una rotonda dedicata al bagno. Vuoi raccontarci un po' il progetto, che tra l'altro verrà svelato tra poche ore ad Asti? Sì, presentiamo alla città questa iniziativa, è un'iniziativa che la banca ha promosso insieme al Comune di Asti, è un'iniziativa congiunta. L'idea è quella di regalare alla città una rotonda che parli del bagno di Asti. Abbiamo, come in molte città italiane ormai, tante rotonde ad Asti. Insieme al Comune abbiamo notato che mancava una rotonda che parlasse del bagno della nostra città e abbiamo trovato una collocazione che riteniamo ideale, perché da un lato assolve l'obiettivo della banca, tra l'altro, di essere visibile e quindi promozionare il brand della nostra azienda, e dall'altro si trova appunto in una delle vie di accesso della nostra città, che è Corso Alessandria. Sarà molto visibile, chi già sta transitando in quella zona non può fare a meno di vederla. Rappresenterà tutti i rioni, i comuni, i borghi del Bagno di Asti, ovviamente anche la città, e ci sarà un grande tabellone che ci siamo presi l'incarico di mantenere anno dopo anno, e al termine della corsa in quel tabellone verrà esposto il palio dell'anno e il vessillo del vincitore, e starà esposto tutto l'anno fino al settembre successivo, quando verrà sostituito con il nuovo vincitore.